Si tratta di un grande evento sportivo, come i Giochi Paralimpici di Rio hanno dimostrato, cui parteciperanno centinaia e centinaia di atleti che vengono da tutta Europa, giovani. Si tratta poi di un grande evento di civiltà, di cultura, di diritti di cittadinanza e si tratta poi infine di un momento in cui tante persone che vengono da tutta Europa potranno ammirare la nostra splendida città, quello che la città offre e quindi in anticipo benvenuti a tutti a Genova. Eventi come questo servono proprio per lanciare sempre più un messaggio, perché noi dobbiamo occuparci sì dei grandi atleti, della grande comunicazione, dei grandi risultati sportivi, ma soprattutto di promuovere il diritto allo sport anche per quelli che magari non arriveranno mai a una Paralimpiade. Ecco, io credo che fin tanto che noi non saremmo riusciti a raggiungere nella maniera più efficace e pervasiva tutti quanti, avremmo fallito la nostra mission. Ma insomma, ci stiamo preparando ed allenando, noi per questo organizziamo anche eventi come questo, dove i protagonisti sono dei giovani atleti che forse rappresenteranno il futuro della scommessa sportiva in termini agonistici, ma forse rappresenteranno soltanto un messaggio di speranza per tanti altri ragazzi e giovani ragazzi e ragazze di questo paese. Cominciamo oggi, alziamo i veli su questa manifestazione storica, direi, perché è la prima volta che viene presentata in Italia e Genova, la Liguria tutta, Savona, hanno l'onore di ospitarla. Sarà un momento che, prima di essere un momento sportivo, è un momento culturale, direi un messaggio culturale molto forte, un messaggio culturale che deve passare a tutti quelli che pensano che la disabilità abbia ancora dei limiti. Questo non è vero, perché noi sfidiamo chiunque a fare ed avere delle prestazioni cronometriche o di misura così come ce le hanno i nostri ragazzi. Considerate che questi ragazzi sono dai 13 ai 21 anni e quindi saranno i futuri atleti paralimpici che parteciperanno a Tokyo, probabilmente alle Paralimpiadi di Tokyo tra 4 anni. Una regione a vocazione paralimpica, lo ha dimostrato nel passato, lo dimostrerà ospitando questi giochi europei giovanili paralimpici, ma soprattutto perché qui abbiamo sempre trovato istituzioni sensibili che ci hanno affiancato e sostenuto, perché poi organizzare questo genere di eventi non è una cosa semplice, merito del comitato organizzatore ma merito anche delle istituzioni che ci sono a fianco. Io come sindaco di Genova, nel patto per Genova, ho inserito col governo Renzi una somma che riguarda interventi sull'impiantistica sportiva proprio anche finalizzati a ospitare eventi legati ai giochi paralimpici. Le scuole sono state coinvolte tutte in modo molto molto intenso, con l'alternanza scuola-lavoro stanno imparando a fare cose comunque molto molto importanti, come si organizza un evento di questo tipo, quindi i ragazzi sono motivatissimi e lo vedete dalla sala in questo momento piena.